periodo di tempo. Come vedete, dall'ultimo episodio, i livelli sono aumentati parecchio, grazie al nostro carissimo spawn di scheletri. Adesso so quello che Paradosso vuole fare. E secondo me, mettendo in atto il suo progetto, sarà sicuramente l'ultima puntata. Ha intenzione di mettersi a posto completamente l'armatura, tutto, perché il posto dove stiamo per andare è un posto dove ci romperanno agevolmente il culo, velocemente proprio, ce lo faranno a pezzi. E non solo il culo. Diciamo che questa serie si sta per concludere nel modo più bello possibile. Probabilmente con un suicidio. Se non è chiaro, ve lo spiego io. Notate che nell'inventario ha molte perle di le perle degli Enderman. E non vi dico quello che abbiamo dovuto fare per prenderle. Senza contare la polvere di Blaze che abbiamo preso nello spawn nel Nether. E anche quello è stato un casino. Adesso che abbiamo questi occhi, mi sembra più che evidente che avete capito anche voi cosa vuole fare il caro Paradosso. Vuole mettere quegli occhi sul portale che sta sottoterra e vuole andare a rompere i coglioni al drago dell'End. Sì, vuole andare nell'End. Allora, lui in modalità hardcore vogliamo andare nell'End e sperare, ma proprio sperare di tornare indietro. Il problema è che l'unico modo per tornare indietro dall'End è uccidere l'Ender Drago, perché l'altro modo sarebbe morire. Ma se moriamo finisce la serie. Per cui mi chiedo, perché uno deve fare questa cagata? Vabbè, quella è intanto la nostra baita di montagna, l'abbiamo utilizzata come deposito. E vorrei capire come mai qua è scassato tutto. Scusa, ti sei... è il momento di fare queste riparazioni? Vabbè, è il mondo tuo, puoi fare quello che cacchio vuoi, hai ragione. Ok. Allora, mentre ci dirigiamo a casa a prendere, che culo, gli ultimi dettagli per il nostro viaggio, io ne approfitterò anche per farvi vedere alcune delle modifiche che sono state operate sul territorio in questo periodo, tipo i recinti fatti con i mattoni infernali, tipo questo simpatico pisellone di pietra. Scusate, ma ogni tanto si creano dei freezer. Allora, questo è una macchina fatta dal mio fratellino che serve per produrre pietrisco infinito. E vi dico subito che non l'ho presa da qualche sito. Questa l'ha costruita proprio di sua iniziativa. Cioè, ha fatto un esperimento per vedere se funzionava. E ha funzionato. Il progetto è simile a molti altri che sono presenti su Wikipedia, eccetera. Però, questo particolare progetto
che è stato praticamente molto complicato da costruire, perché per poter fare questa cosa bisogna calcolare bene il tempo di reazione della pietra rossa. Questo particolare progetto l'ha fatto lui, di sua iniziativa. È intelligente, mio fratellino. Non bello, ma intelligente. Ah, quanto lagga. Comunque, stavo dicendo, il progettino l'ha fatto lui. Come tutti i progetti che sono stati creati fino a questo momento, in questo punto, abbiamo notato una cosa di recente, che i cani non si alzano più. Per quanto facciamo il comando per farli alzare, si sono buggati i cani, non si alzano, niente. Praticamente hanno tutti quanti le emorroidi, questi cani, non si vogliono più muovere. E ho paura che questi cani rimarranno solamente come icone di questa partita. Nessuno di questi si vuole più muovere. E un po' mi dispiace, anzi ci dispiace. Praticamente tutti i nostri cani, tutti i nostri amici non ce li possiamo portare appresso. Rimarranno per sempre seduti e non si vorranno più alzare. Questo mi fa capire una cosa probabilmente, che tutti i cani a cui hanno messo il nome di qualche youtuber, a quanto pare hanno un culo molto pesante e non vogliono mai alzare il culo per fare qualcosa. Però questa è una mia supposizione. Come avete visto, abbiamo milioni di frecce, centinaia di archi, gli scheletri ci hanno droppato l'impossibile, armature di maglia, d'oro. Mamma mia, non mi vorrei immaginare quello spun di scheletri cosa è riuscito a creare fuori. Comunque, abbiamo tanti occhiolini. E adesso probabilmente una cosa che ci potrebbe essere molto utile e che ti consiglio assolutamente di fare è di fare molte mele d'oro e molte mele d'oro magiche. Perlomeno, se dobbiamo affrontare un drago, che per di più da quello che io ho capito facendomi un giro su qualche video, dopo poterlo uccidere bisogna farsi un culo, non quadrato, ma cubico. Naturalmente non ti dico niente perché so che tu non vuoi che io ti dia qualche consiglio, eccetera. Tu stai facendo di tutto per non andare a spoilerarti come si uccide il drago perché vuoi farlo da solo, senza... Cioè, o ci riesci o schiattiamo. Questo è il tuo obiettivo. Io ho visto, però non ti sto dando nessun suggerimento, non ti dico niente, te lo assicuro. Cioè, mi divertirò a vedere come cercherai di non farti ammazzare. Almeno riportarti delle protezioni, questo te lo posso consigliare, per qualsiasi mostro dovremmo affrontare, chiunque ti consiglierebbe di utilizzare le mele d'oro e le mele d'oro magiche. Quindi io ti consiglio di farlo, almeno per avere una possibilità su 100 di avere successo in questa impresa. Quindi mi auguro che mi stai a sentire. Vedo che lo stai facendo, meno male. Però sinceramente di mele d'oro magiche, quelle là luminescenti, io ti direi di farne qualcuna in più. Tanto abbiamo scavato, abbiamo blocchi di oro a strafottere. C'è stata la bellezza di 3 giorni in miniera ai livelli più bassi e ti sei preso tanto di quell'oro. Stranamente le persone dicono che l'oro in Minecraft non serve a un cazzo. Non serve un cazzo se per caso devi fare armature, spade. Però se devi inciarmare con la magia, l'oro è una cosa migliore. Per esempio, ho visto un video una volta di Ciccio Lemo 89 che diceva che l'oro non serve un cazzo. Probabilmente Ciccio Gamer 89 non sa che se usi l'oro vicino alle mele fai la mela magica d'oro che
non solo ti guarisce istantaneamente, ma quella d'oro luminescente fatta con i blocchi d'oro ti permette di essere per un periodo invulnerabile, ti rigenera e ti permette anche di nuotare nel fuoco. Mi sa che CCM, se sapesse questa cosa, probabilmente loro non lo tratterebbe con tanta superficialità nelle sue serie di Minecraft. Ma naturalmente, nessuno dei suoi fans glielo ha suggerito. Chissà perché. Forse perché vogliono che scappi. Comunque, come vedete, abbiamo veramente molto oro. Ogni blocco è fatto da 9 lingotti di oro. Fatevi il calcolo di quanto ci siamo rotti il culo per fare questi blocchi di oro. Ma tanto, questo è l'unico scopo dell'oro. Anche se devo ammettere che ne abbiamo trovato parecchio, ma proprio parecchio. Forse anche dovuto al fatto che abbiamo un piccone con fortuna e tocco di velluto che quando va a scassare il blocco ne droppa 4-5 per ogni blocco. Ok, il fratellino ha deciso di andarsene al nostro luogo di passaggio di notte. E secondo me è una cazzata enorme. Comunque, forse vuole mettere alla prova un poco la potenza del... Oh! Ma non sparava proprio, eh! Oh, ma... E ragno, finalmente! Ma fai fuori il suo stronzo! E già che ci sarà anche questo! Ah, vabbè! Io direi di accelerare un po' il passo. Ormai sono molti giorni, anzi diciamo che questa serie, cioè, calcolando il tempo di Minecraft si potrebbe dire chiaramente che sono passati parecchi anni da quando è iniziata questa serie. Quindi, ormai questo posto è sempre più popolato di teste di cazzo. Quindi vediamo di muoverci, eh? Io non credo che sia il caso di andarsene a fare tutto il giro, quindi entra nella montagna e utilizza il passaggio ovest per poter arrivare più in fretta allo spawn. Ma dove cazzo stai andando? Scusa, mi spieghi perché stai facendo questa stronzata? Questo labirinto l'abbiamo creato per far entrare i mob ma non farli più uscire. Non si può accedere, non ti ricordi? Serve solo per bloccare i mob, non si può uscire! Ah, meno male che ci sono io che mi ricordo le cose. Devo essere sul bordo. Ecco, questo sì, è il passaggio. Aspetta che finalmente l'hai capita, ma che cazzata! Vai! Ma dove... Questa è la riserva idrica, non è il passaggio ovest! Mamma mia, tu non ti ricordi niente più, cioè basta che smetti per un po' di tempo andare in una zona e ti rimani completamente. Meno male che ci sono io che mi ricordo tutto. Devi andare a sinistra per il passaggio ovest. Ecco. Ok, è quello giusto. Cancelletto, la scalinata e là ci sta il mob che gioca con le papere. Ma perché non sei sceso invece di andare? Vabbè, vai. Allora devi correre, ora devi correre e devi andare verso la destra del sorgere del sole. Vai, muoviti, muoviti, muoviti. Non pensare a questi stronzi, muoviti. Alla prima, grazie. Muoviti, oh mamma. Creeper, scheletri, dai, da quella parte! Verso il sole, a destra! Bravo! Vuoi un consiglio? Sfrutta gli alberi!
come vedete, è una delle nostre miniere. Ne abbiamo una quarantina, come quelle sparse in tutta la mappa. Dai. Ma perché non più veloce di così? Ah, abbiamo dito le palle sto ragno. Ah. Sono un po' più incazzosi. Forse è proprio il caso di concludere la sta serie. Perché vai avanti da quando non me diventano sempre più incazzati sti ragni. E non so che ragni. Ti sei portato qualcosa da mangiare perché vedo che un cosciotto già se n'è andato. Dai. La zona è questa. Dove stai andando? Dove mi è? Vabbè. Come vuoi? Ah, te lo dico dopo quello che ti voglio dire. Tu intanto vai. E vedi di muoverti. Ma l'altra volta quando siamo venuti in questa zona, ci stava questa foresta piena di alberi che non ti facevano vedere il fondo? Cerca di ricordare. Secondo te sì, eh? Ok, va bene. E ti sei fatto male. Lo so che sei tutto eccitato perché stiamo per fare qualcosa che è assolutamente folle. Però ti vorrei far notare che dovresti mangiare qualcosa. E ti vorrei far notare anche un'altra cosa, però questa te la faccio vedere dopo, eh? Ok. Ecco quello che ti volevo far notare. Nella cascata che abbiamo visto arrivare, nel passaggio per arrivare al nostro punto. Mi spieghi perché hai fatto tutto il giro da dietro? E soprattutto mi dici perché non ti fermi a mangiare che hai già tre cosciotti in meno e un puntino della vita già vuoto? Mm? Ah, ho capito, volevi arrivare il più in fretta possibile qua così ti potevi mettere a posto. Ok, va bene. Anche questo è un buon modo di leggere. Fermate un attimo perché mi devo accendere la sveglia. Non vi preoccupate, mi metto la fucina al vettore e non infastidirò per fare la metroca. Allora, stiamo ormai per arrivare al punto finale di questa puntata. Dove cazzo ho messo l'accendino? Come potete vedere stiamo arrivando al tempio sotterraneo, quel tempio che ci ha rotto le palle, quel tempio che... e questo dove cazzo è uscito? Oh, ma dove sono usciti questi ospiti? La zona l'avevamo ripulita ed è anche molto illuminata. Perché stanno sparando scheletri? Anzi, dove cazzo stanno? Il pulsante dove sta? Porca puttana, che non era il pulsante? Vabbè, stanno indietro, ci sono le porte di pietra con i pulsanti. Vai, le porte di pietra con i pulsanti, vai a pianeta, uno di quelle. Ma dove cazzo stanno uscendo, si stronzi? Ah, sì, l'abbiamo preso, dai, forza. Oh, ci deve essere... Ah! Non so, ma ci sta il collegamento con la caverna. Stanno andando da là. Vabbè. Vedete? Qua praticamente ci
c'erano tutti i silverfish e quindi abbiamo dovuto togliere tutta la pietra. Io penso una cosa, visto che ormai abbiamo lo spawn di scheletri, so spawn di silverfish, perché non lo rompiamo? Perché sinceramente questi vermicetti mi hanno praticamente rotto le palle. Che ne pensi? Non lo piccolo, la spada! Spada, spada! E questi piccoli fanno male! Siete attaccati in branco! Dai, rompi lo spawn e leviamoci dai coglioni questa cosa! Ah, finalmente! Ok! Allora, adesso che dobbiamo attivare il portale, che non diresti di mettere una base sotto il portale, così evitiamo di farci male, cadendo, nel caso non si attivasse. Una buona idea? No, ve lo dico dubbio, è stata una sarà un po' più lunghetta. Meno 25 minuti. E probabilmente l'ultima puntata sarà ancora più lunga. Cercheremo di fare pochissimi tagli, se non quando sarà strettamente necessario. Ok, posiziono gli occhi e vediamo se si attiva. Mi raccomando, non tenerci ancora dentro che ancora abbiamo finito di mettere a posto l'inventario, eh? Ok. Molto bene. Adesso devi solamente sistemare il pavimento, definire gli ultimi dettagli dell'inventario e poi possiamo fare questa enorme cazzata. Comunque questa parte la potevi fare un po' più veloce, eh? Anzi, mi auguro che in post-produzione la farai un po' più veloce. Quindi per sicurezza, finché non è finito, adesso sto zitto, così almeno la fai più veloce. Perché la farai più veloce, vero? Non è che romperai i marori a chi ti segue facendola normale, eh? Andiamo! Quindi quando non mi caghi proprio, mi fai capire che il problema delle professioni c'è, non te ne frega un cazzo. Mi sembra che è tutto a posto. E questo qua è che l'hai messo così? Va bene. Ok, adesso bisogna semplicemente fare il salto. Fa una cosa, vedi se nell'altro deposito ci sta ancora qualcosa che possiamo usare. Oggi non so perché non ci sta questa bella, il rosso non ci serve, questi non ci servono, oppure sì. Vabbè, meglio portarci la sicurezza, la pala, le frecce, l'arco infinito l'abbiamo fatto, un coppa di velluto, tutto a posto, ok, la pala non ci servirà credo. Scorte di cibo, quelle sì, forse anche torce si serve. Vedi se ci sono... eccola, piene, penso che ci serviranno. Io ti
prendere anche un po' di secchi di lava, magari potremmo fare un riparo. Pensando, perché non ci vediamo qualche blocco di ferro così magari ci facciamo un paio di colonne di difese? No, eh? Vabbè. Vuoi proprio farti male? E vabbè. Che Dio ce la mandi buona, perché io la vedo proprio brutta. Vai!